La letteratura è frequentemente attraversata da contaminazioni, contaminazioni certamente derivanti da letture, da indicazioni tematiche, problematiche, stilistiche, linguistiche ed estetiche. Ci sono rapporti e legami tra scrittori di diverse epoche che caratterizzano la cosiddetta questione delle interferenze, delle influenze tra gli stessi autori. E soprattutto quando si affronta o affrontano delle tematiche similari, queste contaminazioni diventano intermittenze, come dice Proust, come dice Marcel Proust, intermittenze del cuore, intermittenze della scrittura, fino al punto di creare un'interazione tra questioni linguistiche e problematiche direttamente estetiche. Credo che in Proust, Marcel Proust, ci siano state delle influenze, abbia intercettato delle contaminazioni sul piano problematico e sul piano delle relazioni tra personaggi che ha conosciuto nel corso delle sue letture, e quelle sue letture poi sono diventate una formazione vera e propria per una visione complessiva dell'opera letteraria. Spesse volte si dice, si è detto e si dirà che Proust ha costruito una cattedrale con la ricerca del tempo perduto e la ricerca del tempo ritrovato. Ma arriva a questi 7 volumi dopo aver pubblicato il romanzo Jean Santeil, dopo aver pubblicato I piaceri dei giorni, dopo aver dato vita ad una riflessione, meditazione, interpretazione su personaggi che hanno dato un segno preciso sul ruolo della letteratura. Mi riferisco in questo particolare momento a Jean Ruskin, perché su Ruskin ha dedicato diverse riflessioni. Quello Ruskin che parla delle pietre che ci parlano, ci indicano delle dicotomie tra il tempo e la storia. E queste dicotomie non sono altro che una rottura con la storia e una prevalenza del tempo. E su questo credo che sia importante per Proust, sia stato importante per Proust scavare in questa metafora della pietra per restituire allo scavo stesso il senso della memoria, che è il senso del tempo. È uno dei momenti più importanti di Proust, riflettendo su Ruskin, è stata proprio la lettura della Divina Commedia. La riflessione di Proust sulla Divina Commedia è una riflessione che viene mutuata o assemblata, se vogliamo, con le opere di Shakespeare. Dante e Shakespeare costituiscono in Proust un contatto che
che poi diventano un cortocircuito vero e proprio. Perché un cortocircuito? Perché per Proust esiste il viaggio, esiste la memoria, esiste il tempo. Tre caratteristiche fondamentali che Proust riconosce sostanzialmente nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso. E quando costruisce, si inventa o restituisce alla storia tempo e al tempo infinito il personaggio di Odette, un personaggio fondamentale in Proust, centrale direi, ebbene, in Odette si nota come la riflessione attenta di Proust sia basata sullo sguardo, sugli occhi, sui movimenti. E questo sguardo, questi occhi, questi movimenti rimandano chiaramente a un personaggio chiave della letteratura, ovvero Beatrice. Eppur non avendo scritto su Dante, ma la sua posizione è ben precisa nel testo contro Saint Beuve, si definisce sostanzialmente come questi viaggi che percorre all'interno della ricerca del tempo perduto non sono altro che un ricercare tra l'inferno, il paradiso e il purgatorio, quella movenza, che è la movenza che ci rimanda anche al viaggio forte che poi farà Enza Pound nei suoi canti pisani. Un legame stretto, direi, che viene mutuato attraverso delle sottolineature che sono sottolineature che hanno un senso strategico, perché Dante è la figura dell'intercessore. Che viene ritenuta una figura in cui il personaggio è scavante nell'opera esistenziale di uno scrittore, si accompagna all'invito al viaggio di Charles Baudelaire. Dante e Baudelaire, Dante e Shakespeare, sono per Proust una combinazione vera e propria. Una combinazione in cui la scacchiera del tempo diventa la scacchiera di un immaginario della memoria che è rivelante, rilevante per capire fino in fondo che cos'è stato il diabolico amore sensuale e la purezza fantasiosa dell'amore stilnovista per Proust. In fondo, il dolce stilnovo e l'amore diabolico sensuale in Proust si incarnano chiaramente in Odette e diventano punto di contatto, non di emarginazione, ma di superamento appunto della storia. Nel concetto del tempo. In Dante, tempo e viaggio costituiscono il percorso nella memoria e nel ricordare quelle rimembranze, o meglio, nel riportare al ricordo le rimembranze che hanno come fondamento il codice lirico di una letteratura che
che non conosce la ragione, che è oltre la ragione, perché è una letteratura che incentra il proprio modello nel sentimento al centro del cuore dell'uomo. Ma c'è un quesito in questo discorso che ho testé sottolineato. Odette e Beatrice, o Beatrice e Odette, sono la contrapposizione e la contraddizione, pur essendo loro personaggi. E sono anche elementi teorici, analogici se vogliamo, ma non allegorici. Riferimento ancora più marcato è il recupero che Botticelli poi fa della Venere nello spazio epicentrico di Beatrice, della figura di Beatrice. Botticelli, che è un artista del tardo umanesimo rinascimento, del primo rinascimento, definisce la figura femminile in questa Venere nella conchiglia, quindi la conchiglia è l'eco della memoria, è l'eco del tempo. E Proust legge nella figura, nell'immagine di Botticelli, una visione in cui la donna dea diventa la donna ritmo sensuale. Ritmo sensuale. Ebbene, ma Botticelli, che recupera Beatrice e la rende visibile, non visibile attraverso il filtro dello specchio, ma la rende visibile in termini di visibilità reale. Ed è qui, in questo frazionamento di tempo, perché si tratta di frazionamento di tempo, che Proust cammina lungo la ricerca del tempo perduto, avendo come immaginario la Divina Commedia, la Divina Commedia delle peripezie, che non è una Divina Commedia mutuata dalla visione della commedia umana di Balzac. Non c'è la commedia umana di Balzac, c'è una commedia che è divina, ovvero quella Venere di Botticelli, quella dea, che è la trasposizione di Beatrice, trova ancora una volta, o ancora di più, un immaginario trasparente nella figura sensuale di Odette. Allora, in questa visione della triangolarizzazione tra Dante, Botticelli e Proust, la figura femminile costituisce il modello centrale, che non leggiamo soltanto nella Divina Commedia, ma che troviamo in incipit nella Vita Nova, perché è nella Vita Nova che si incentra il discorso di Botticelli, ed è nella Vita Nova che si enuclea la visione della Beatrice Odette di Proust, soprattutto nella concezione degli amanti,
Quando Dante scrive: O voi che per la via d'amor passate, e questo credo che sia proprio il tragitto che fa compiere Prusta a Odette. O voi che per la via d'amor passate, attendete e guardate. E successivamente quando dice piangete, amanti, poi che piange amore, udendo, qualche ragione lui fa plorare. Amor sente a pietà, donne chiamare, mostrando amaro duol per gli occhi fore. Bene, è l'immaginario che si incastra all'interno della visione onirica. E anche quando dirà poi, in attacco a questi versi che ho citato, dirà perché villana morte in gentil core ha miso il suo crudele ad operare, guastando ciò che al mondo è da laudare, in gentil donna sovra dell'onore, la morte. Ma la morte è dominante e dominatrice in Dante, che è rivelazione, in Botticelli, che è divinità, in Proust, che è il tempo ritrovato, che resta come fissaggio nella ciclicità del tempo, che a sua volta diventa tempo labirintico. Ed è qui, credo, poi la chiave di lettura importante di questa concezione del tempo perduto nella dimensione del tempo ritrovato. Un vero e proprio modello in cui il senso del tempo diventa senso dell'onirico, un senso dell'onirico che non trova una vera e propria forza in cui l'annientamento del tempo è l'annientamento di una dimensione oltre ciò che io ho definito onirico, e si focalizza proprio in ciò che Proust definisce appunto il tempo di cui noi disponiamo. E non c'è rassegnazione in Dante e in Proust, come non c'è rassegnazione nella virtù o nelle virtù teologali di Dante, che diventano le sapienze amorose di Proust. La rassegnazione, modalità dell'abitudine, permette a certe forze di accrescersi indefinitivamente. Indefinitamente, dice Proust, la rassegnazione. Ma la rassegnazione è oltre il cammino di mezzo, è oltre il tempo della rassegnazione, o oltre la rassegnazione che noi viviamo nel tempo che attraversiamo. È proprio per questo motivo, credo, che tutto questo diventa ciò che noi vediamo, in ciò che noi viviamo. Dice Proust: noi non vediamo il nostro aspetto, la nostra età, ma ciascuno come uno specchio contrapposto vede quella altrui nel mezzo del cammino di nostra vita. Credo che
in questo essere, in questo stare, ci siano poi tutte quelle forze che diventano le forze vere e proprie di una costruzione letteraria che è costruzione sentimentale. La fantasia che si offre nell'eleganza di Beatrice trova la sua sensualità nella recherche, in questa ricerca che non è una ricerca barocca, che non è una forza oltre il naturale senso, ma è la fontana principe di tutto il tempo prustiano e di tutto il viaggio che compirà Dante. Quel viaggio, come dicevo, che trova il suo epicentro, certo, nella Divina Commedia, ma è da la Vita Nova che comincia il tutto, perché quel tutto ha come specchio la mondanità. Ecco, la mondanità. Dante racconta perché ha bisogno di ritrovare se stesso, come ogni scrittore. Ritrovare se stesso significa anche rispecchiarsi in ciò che avviene in quel tempo e in ciò che si lega tra il presente e ciò che sarà. Il rapporto tra malattia e creazione diventa fondamentale. La malattia dell'amore, la malattia d'amore è l'immersione in quel movimento creativo che renderà per Proust la figura apicale di Odette e per Dante la definizione dell'amore sacro. Per Botticelli la divinità oltre il nulla. Il viaggio si compie, la presenza di Dante in Proust resta non soltanto una presenza geograficamente metaforica, in cui gli archetipi sono la sostanziale ricerca del perduto tempo, ma questa geografia diventa una aritmetica dei sentimenti, una grammatica dei sentimenti veri e propri, la cui figura è data dal personaggio o dai personaggi, perché senza i personaggi sarebbe difficile costruire l'impalcatura che ha costruito Dante, che ha costruito Proust. In questa impalcatura ci sono i personaggi, ma tutti i personaggi costituiscono l'io narrante del poeta, dello scrittore e dell'artista Botticelli. Ma alla fine, qual è il punto centrale del legame o non legame o della destrutturazione tra Dante, Botticelli e Proust? Al centro c'è la malinconia, melanconia direi, ma c'è tutto il senso della bellezza. Si muovono intorno al concetto di bellezza. Il recupero della bellezza è nella Vita Nova, quella Vita Nova che ci porta a raccogliere i versi tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia. Quand'ella altrui saluta, ogni lingua deven tremando mute, gli occhi non l'ardiscono di guardare. E alla fine questo sonetto chiude proprio con
una frase lapidaria con un verso inciso nella roccia, va dicendo all'anima: sospira. Questo sospirare, che è il respiro, la percezione di una dimensione altra rispetto alla visione, alla dimensione della bellezza e della donna o delle vergini di Botticelli, trovano in Proust l'intrigo della bellezza che ha la sua voce nella sensualità profonda. Quando Proust, proprio nei I piaceri dei giorni, che io considero un libro centrale, un libro chiave, un libro folle, perché tutto Proust è un'opera folle, perché mettere insieme ciò che ha messo Proust insieme parte appunto dai piaceri dei giorni. Ma i piaceri dei giorni non è forse la dicotomia e il confronto e l'incontro che si vive dentro la vita nuova? E Proust dice: le donne realizzano la bellezza senza capirla. Forse mi diranno: amiamo una bellezza che non assomiglia alla vostra. Perché dovrebbe non essere come la vostra la bellezza? Mi lascino almeno rispondere. Pochissime donne capiscono la bellezza da cui derivano. Una vergine di Botticelli, se non fosse stata alla moda, avrebbe trovato quel pittore goffo e senza arte. Vedete come Proust fa riferimento preciso a Botticelli, alle vergini di Botticelli. Ma le vergini di Botticelli, come dicevo l'incipit del mio discorso e di questa mia riflessione, rimandano alla bellezza della verginità e alla verginità della bellezza di Beatrice, di cui l'anima sospira. E Proust dice ancora: accettare questo ventaglio con indulgenza. Ma siamo dentro la vita nuova. E poi continua: se qualcuna delle ombre che vi si sono posate dopo aver vagato nel mio ricordo vi farà piangere, pensare che è un'ombra. Allora quest'ombra che si sdoppia e si riflette è lo specchio dello sguardo di Beatrice che rileggiamo nelle vergini appunto di Botticelli. Queste ombre o quest'ombra le ho portate con innocenza su questa fragile carta, continua Proust, alla quale il vostro gesto darà ali, perché sono, per potervi fare del male, irreali e svanite. Irreali e svanite. Ma Beatrice non è forse questo immaginario che diventa immagine forte nell'irrealtà e nel senso della dissolvenza? E poi Proust continua ancora: e forse non più di ciò che erano al tempo in cui le invitavate per qualche ora ad anticipare la morte e a vivere la vita vana dei fantasmi nella labile allegria del vostro salotto sotto le lampade i cui bracci erano coperti di grandi e pallidi fiori. E qui siamo nell'intreccio del florileggio di Botticelli, vero e proprio l'immaginazione che diventa la forza di godere la capacità del tempo dell'attesa, ovvero la introduzione nella percezione del passato che diventa cesellatura per ciò che l'immaginario dei personaggi sarà all'interno della Divina Commedia, che non sarà mai una commedia umana.
E forse qui una chiave non conclusa, una chiave di lettura non conclusa, incompiuta. Ma Proust resta appunto lo scrittore folle nella follia dello scrivere di un'incompiutezza che recupera il senso del tempo, il senso dei fantasmi, della fantasia e del mistero, ma anche il senso del colore e della eleganza, quell'eleganza appunto che abbiamo letto, sostenuto nelle donne di Dante, ovvero in Beatrice, Illia, Rachele, Matelda, nella Madonna, in Santa Lucia. Bene, tutto questo richiamo diventa un vero e proprio prodigio, il prodigio di tanto gentile e tanto onesta di Dante, che diventa appunto quella Albertine dalla quale siamo in fondo affascinati. E alla fine la donna Petra di Dante diventa anche la donna che intreccerà la verginità mostrata da Botticelli e l'amore profondo, dolorante di Marcel Proust. Così nel mio parlar voglio essere aspro, com'è negli atti questa bella Petra. Bene, versi di Dante, versi che ci riportano in fondo a quella forza iconografica, se vogliamo, ad uno scenario profondo, marcato, che ha tutto di sé, un Proust che desidera il desiderio, che desidera il desiderio. Desiderare il desiderio è in fondo la ricerca della bellezza, quella ricerca che sta tra Beatrice, la verginità delle vergini di Botticelli, è un grande scenario che è fatto di una caducità, forse, fino a far dire a Proust: voglio darti un piacere che non ti ho mai dato, ovvero voglio farti del male. La bellezza a volte è la luce, ma è anche la morte. Quella morte che abita in noi, che è avvolta da un velo, e sentiva sollevarsi il velo che ci nasconde la vita, cioè la morte che abita in noi, e scorgeva la cosa spaventosa che è respirare, che è vivere, che è respirare, che vivere. In fondo, la morte di Beatrice è questo respirare vivendo, è questo vivere respirando, come la Odette di Proust.